ci occupiamo degli stati generali dell'economia, la due giorni che si è aperta questa mattina all'Aurum di Pescara, un'importante opportunità per fare il punto su diverse tematiche economiche. C'è attesa nel pomeriggio per l'intervento del ministro Adolfo Urso, soprattutto sul tema Stellantis. Invece, per approfondire quanto già accaduto questa mattina, abbiamo in collegamento il direttore Carmine Perantuono, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Siamo in diretta dall'Aurum dove, come dicevi tu, sono terminati i lavori della sessione mattutina del primo dei due giorni dell'Abruzzo Economic Summit, stati generali dell'economia che quest'anno si sono trasferiti proprio qui all'Aurum con un parterre de roi, perché sono presenti oltre alle autorità di governo anche autorità regionali e i manager di grandi gruppi, grandi imprese pubbliche e private che centreranno nelle loro discussioni, nei loro panel, i temi più attuali dell'economia. E se ce n'è uno attuale in queste ore, proprio in questa regione, è quello dell'automotive, con il prolungamento della cassa integrazione della Sever Stellantis nello stabilimento di Atessa, e quindi anche cresciuta in queste ore l'attesa per quelle che saranno le dichiarazioni del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio che verrà nel pomeriggio fatto appunto pervenire al pubblico dell'Economic Summit, che ha ascoltato questa mattina la relazione introduttiva curata anche quest'anno dal professor Pino Mauro, economista che ha inquadrato il momento, la fotografia scattata sull'economia abruzzese al di là dei dati, anche nell'inquadrare i possibili scenari. Quindi io direi di ascoltare la relazione introduttiva del professor Mauro, sintetizzata nell'intervista che ci ha rilasciato, e anche le dichiarazioni del presidente della regione Marco Marsiglio, che ci prepara un po' anche al tema del pomeriggio, che sarà quello principale dell'automotive. Dunque possiamo ascoltare Mauro e Marsiglio. Professor Pino Mauro, com'è cambiata la situazione dell'economia abruzzese rispetto allo scorso anno, quando ci trovavamo ancora qui per definirne i connotati? Ma a mio avviso ci sono due elementi che contribuiscono a spiegare una certa decelerazione rispetto all'anno precedente. E il primo è il ciclo economico, che si è indebolito fortemente nel corso del 2024, e il secondo dato sono questi mutamenti geopolitici che stanno innalzando il rischio e l'incertezza nell'attività economica. Per quanto riguarda i dati, noi abbiamo invece due indicatori importanti. Il primo è che, nonostante tutto, il sistema delle esportazioni regge bene, e questo significa una certa competitività da parte dell'Abruzzo. E dall'altro lato, invece, sull'occupazione c'è un calo dello 0,7, ma io credo che questo calo sia dovuto in gran parte non solo all'indebolimento del ciclo, ma anche alla politica monetaria restrittiva condotta dalla Banca Centrale Europea, che con il rialzo dei tassi di interesse ha fortemente indebolito anche il flusso creditizio. Infatti i dati testimoniano che c'è una scarsa domanda di credito a livello regionale. Credo che questi due elementi possano spiegare il dato di questi anni. Presidente Marsiglio, nel giorno in cui si prolunga la cassa integrazione per Stellantis è particolarmente atteso l'intervento del ministro Urso per fotografare anche le azioni del governo in sinergia con la regione sull'automotive. Azione che stiamo conducendo ormai da due anni. Questo governo è l'unico che ha chiamato i territori, le sette regioni che hanno la presenza delle fabbriche di Stellantis sul proprio territorio, a ragionare insieme al ministero, insieme all'impresa, insieme ai sindacati, al mondo del lavoro e a tutti i partner industriali, per delineare un futuro per l'automotive, futuro che dipende molto anche dalle scelte che fa l'Europa. Io sono molto fiducioso che la nuova Commissione, dove l'Italia svolge un ruolo da protagonista, potrà ridiscutere e rivedere anche, come ha detto ieri a Confindustria Giorgia Meloni, questo percorso e questa agenda sull'automotive, che sta rischiando di desertificare le imprese. Una riflessione che oggi ha fatto anche il professor Pino Mauro nell'apertura dell'Abruzzo Economy Summit, è una
una riflessione molto opportuna. Io ai primi di ottobre sarò al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea per portare un parere di cui sono relatore, dove questa riflessione sulla necessità di rivedere il percorso della transizione, soprattutto per i settori dell'automotive e della chimica, che nella nostra regione impattano pesantemente, l'ho portato avanti, e sono certo che dopo il voto in commissione anche l'Assemblea plenaria, per la prima volta una istituzione dell'Unione Europea affronterà in maniera critica la necessità di rivedere questa agenda. Bene, direttore, se non ci sono altre considerazioni da fare, possiamo dare appuntamento ai nostri telespettatori con gli stati generali dell'economia al TG8 delle 19.30. Sì, Paolo, soltanto per ricordare appunto che Rete 8 è media partner di questo evento assieme al centro, c'è anche l'attenzione della stampa nazionale, avete visto anche Nicola Porro che coordina uno dei dibattiti di questa mattina, grande spazio al tema delle infrastrutture e a questo proposito ovviamente tra poco nel telegiornale, non ne ho parlato per questo motivo, vi sarà una importante dichiarazione che abbiamo raccolto dal vicepresidente di Strada dei Parchi Fabris sul tema della chiusura del traforo del Gran Sasso, ma questo come tu sai è argomento tra pochissimo anche di un ulteriore approfondimento dal telegiornale. Tutto qui dall'Aurum.